voglio mettere in evidenza la differenza tra commedia del neorealismo rosa e commedia all'italiana. Se la commedia del neorealismo rosa era una commedia del noi, la commedia all'italiana è una satira dell'io. Narrando vicende sentimentali e goliardiche, la commedia del neorealismo rosa utilizzava la spensieratezza e cercava l'inclusione e la partecipazione del pubblico, diventando così la commedia di noi tutti. La commedia all'italiana, invece, perde quella purezza delle origini per mostrare il lato peggiore dei personaggi. Per questo, la commedia all'italiana si denota come una visione voyeuristica, cioè che consente agli spettatori di spiare, di guardare i vizi degli altri, in questo caso dei protagonisti dei film. In altri termini, la commedia all'italiana si trasforma quasi in un farmaco che consente alla società di liberarsi delle proprie colpe con effetti terapeutici. Non si ride più di sé, ma si ride degli altri. La fresca espressività degli attori del neorealismo rosa viene ora sostituita dal ghigno degli attori della satira all'italiana. È stato davvero straordinario il periodo della commedia all'italiana tra gli anni 50 e 60, tanto da essere paragonato ai tempi d'oro di Hollywood. Poi è stata una caratteristica del cinema italiano quello di raccontare il paese, molto più che per altre scenografie, per quella francese, per quella inglese, quella italiana proprio si è preso il compito di raccontare attraverso il cinema la storia contemporanea dell'Italia. La commedia all'italiana contamina anche altri generi e ricordiamo in proposito La Grande Guerra di Mario Monicelli del 1959 con protagonisti Gassman e Sordi, che racconta la trincea contro gli austro-ungarici nella prima guerra mondiale. C'è rimasto soltanto un posto. Vabbè, prenda me, no? Prego, soldato, sono arrivato prima io. Scusi, signor capitano, è mica la corsa, no? Ci dia un colpo d'occhio prima di dire fuori uno e dentro l'altro. Anche il lato fisico, mi pare, dovrebbe avere il suo peso. Altezza 1,89, torace 98. Ma che ragionamenti? Allora pure io ho 45 ai piedi. Ma cosa c'entra a piede? Appunto, diceva, al signor capitano gli servono mica i fenomeni a baraccone. Quello che serve sono i nervi a posto, amor patria sprezza il pericolo. Alberto Sordi è stato tra gli attori più importanti del cinema italiano, con circa 200 film, ed è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Sordi giunse sul grande schermo con Lo Sceicco Bianco di Federico Fellini nel 1952 e poi ancora, sempre con Fellini, con I Vitelloni del 1953. Lavoratori! Lavoratori della Mazda! Ma che ha sta macchina, ma che c'ha? Ti fermi! Scendi, apri il cofano, vai! Ma fai qualche cosa, come non cosa fai? Vuoi che faccia? Ma come? Fai passare! Forza, su! Fammi un po' passare, guarda questo che dorme! Fa presto! Oh. Dai, Ciappi! Vengono! Urco! Stavamo scherzando! Dai, che scappa! Dai, Ciappi! Dai, ma muoviti in questo momento! Che è successo? Capo! Alberto! Sì. Riccardo! Alberto, io dormivo! Io? Sono andato di loro, io dormivo! Ah, io sono socialista! Socialista! Tu non sei neanche un nodo! Ma il suo primo grande film da protagonista di grandissimo successo fu Un americano a Roma del 1954 con regia di Steno. Con l'affermazione della commedia all'italiana, Sordi diede vita ad una moltitudine di personaggi, Tutti a casa di Luigi Comencini del 1960, Una vita difficile di Dino Risi del 1961, Il vigile di Luigi Zampa del 1960, Ancora di Zampa, Il medico della mutua del 1968 e ricordiamo infine tra i tantissimi film di Alberto Sordi Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa di Ettore Scola del 1968. No, ma vede, la commedia italiana non è una cosa che è nata nel 48 o dal nostro cinema, da una persona. È una cosa che in Italia si fa da sempre. È una condizione di rappresentare
la nostra verità, la nostra società, le nostre desideri, le nostre brutture, le nostre disperazioni, con questi toni sempre così della comicità, della farsa unita alla miseria, alla morte, alla malattia. Il boom degli anni 60 genera all'interno della società un senso di vertigine, un senso di vuoto, una mancanza di comunicabilità. Michelangelo Antonioni e Pierpaolo Pasolini saranno due tra i principali interpreti di questo nuovo clima. Anche la commedia all'italiana si lascerà coinvolgere da questo nuovo clima, caratterizzato, come abbiamo detto, da un senso di vertigine, da un senso di vuoto, dall'incapacità di comunicare. Il film di riferimento è Il sorpasso di Dino Risi del 1962, interpretato da Vittorio Gassman. Racconta la vacanza di due giovani spider finita in tragedia. Film diventa testimone di una società che ha corso troppo, tanto da non capire che per stare meglio è importante condividere le più intime sensazioni.